Il presidente francese François Hollande in visita a Cuba ha incontrato il presidente Raúl Castro e il leader Máximo Fidel. Il climax ascendente che vive l'isola non poteva non interessare la Francia, e quella del capo dello Stato socialista è la prima visita ufficiale di un presidente francese a La Habana dall'indipendenza di Cuba. Venant a Cuba. A Cuba volevo incontrare Fidel Castro, ha detto Hollande. So quello che ha potuto rappresentare per le popolazioni, anche in Francia, e c'era dunque la volontà da parte mia di andare verso di lui, così come lui voleva avvicinarsi alla Francia, ha detto. Hollande ha insistito sulla necessità di accelerare la fine dell'embargo americano, ma per la Francia l'occasione è estremamente ghiotta di fronte a un mercato che, seppure aperto agli scambi internazionali, resta un terreno da conquistare prima dell'arrivo del grande assente e futuro concorrente, gli Stati Uniti. L'incontro a braccia aperte tra il regime castrista e il capo dello Stato francese ha sollevato numerose polemiche nella comunità dei dissidenti politici cubani rifugiati in Francia. Il nostro corrispondente a La Habana, Stefan Gruber. L'incontro di Hollande con Raúl e Fidel Castro sottolinea l'aspirazione della Francia ad essere il primo partner europeo per Cuba, dice. È il simbolo di una nuova era nelle relazioni tra La Habana e l'Occidente, ma quel che i cubani stanno davvero aspettando è una visita di Barack Obama prima che finisca il mandato presidenziale. Stefan Grover, Euronews, Havana, Cuba.